I'm back. I'll be back. We back. Altro giorno, altro tramonto in bici. Sono zona Cormons, punto a un classico Monte Quarin. Monte Quarin, e poi appunto vedo se riesco a beccare qualcuno degli abici con cui fare un fine giro in notturna. Sono già qui portato le luci sulla Roubaix 2021, punto il, è coperto dall'albero, Monte Quarin. Ovviamente c'è un'aria assurda anche oggi, vento come sempre, quindi per tenere una media di 30 km/h sto già facendo fatica, ma vedo la meta e quindi continuo. Vedi che roba! Non so se si percepisce quanto vicino è, ma quanto in alto è. Come si evince dalla pendenza a due cifre, da qua si parte con la salita. Passo sulla schermata del profilo altimetrico. Non posso perché sto filmando. Dimmi. Dove sei? Sul cuore. Mi è appena caduta la catena per risponderti. A few moments later. L'avventura di oggi l'abbiamo portata a casa. Caduta della catena, riparazione, infatti ho le mani completamente nere. Mi sono ben che raffreddato e adesso ricomincio la salita. Molto bene, very good, almeno c'è un panorama spettacolare, almeno quello. Qua riprende subito a salire. Io devo andare lì. Bene, Quarin, con salto di catena fatto. Mi metto il gilet e vado.
qui San Michele. Sempre dritto. Sempre dritto, grazie. Buonasera. Ho trovato un membro degli Abici, come da programmi, che niente popò di meno che il buon Matteo. E andiamo da Gradisca, qua a sinistra, direzione San Michele. Passerella sull'Isonzo. Modalità notturna Ison. And here we are at the start of the climb. Peteano. Let's go. Hello. 3 chilometri alla cima. Ciao. Grande signora che mi ha superato. Andavamo via a 14 all'ora sul 9-10% insieme. Mi ha lasciato qua, buttato giù un dente ed è sparito. Grandissimo. Ci mancava l'aria. Per un po' di vento contro per gli ultimi tornanti. Ci siamo. Wow. Fine giro, una sessantina di chilometri con 600 di dislivello in notturna. Bello, ci sta. Credo anche un ottimo allenamento. Matteo ha già svoltato direzione Ronchi, io vado verso casa. Vi ricordo come sempre, iscrivetevi al canale, lasciate un like, un commento se volete chiedere qualcosa. Sono stanco, ci vediamo al prossimo video, ciao!